Pierluigi Biondi, sindaco dell'Aquila. Allora, ovviamente l'Aquila chiama tutto il tema della ricostruzione e le chiedo anche che tipo di collegamento fate per le aree interne di una regione così bella, così importante, per evitare lo spopolamento e invece tornare alla bellezza dei borghi italiani, che poi è un'altra grande forza del nostro paese. Ma intanto partiamo da un principio, che l'Aquila da questo punto di vista rappresenta un modello, perché per la prima volta è stata sperimentata una pluralità di misure che riguardavano non soltanto la ricostruzione fisica dei luoghi, per cui comunque abbiamo dovuto inventare norme, procedure, regolamenti, sistemare tutte le eccezioni che potevano manifestarsi, ma perché la ricostruzione dell'Aquila è stata accompagnata anche da una sperimentazione ancora più ampia, cioè quella di riempire di contenuti il bello che stiamo ricostruendo o restaurando. E sicuramente in questo ambito c'è il tema del rilancio socio-economico di un territorio, delle aree interne, che rappresenta un po' una delle criticità del sistema paese, cioè quelle zone appenniniche su cui anche l'attenzione delle politiche nazionali di coesione è stata non sempre adeguata. E per farlo bisogna un po' invertire la narrazione di quello che sono le aree interne. Cioè qualcuno pensa, anche forse in maniera diffusa, che anche una città come l'Aquila, sì, andiamo qualche bella chiesa, andiamo a sciare, poi troviamo dei pastori che acquistiamo il formaggio fatti in casa e poi ce ne ritorniamo a casa, che in parte si trova anche questo, ma in realtà le aree interne sono tutt'altro che zone sottosviluppate, sono aree in cui ci sono giovani che si creano e cercano opportunità, ci sono famiglie che decidono di resistere in quei territori, ci sono imprese che decidono di investire. E naturalmente nelle aree interne il tema dell'energia è molto più presente che da altre parti, per condizioni climatiche, per l'effetto opposto di quello di cui parlava la collega pugliese, perché dalle nostre parti invece fa molto freddo e quindi le aziende sono ancora più energivore. E a tal proposito noi, nell'ambito della programmazione del fondo complementare dedicato alle aree del sisma del centro Italia, prima con il commissario Legnini e oggi con il commissario Castelli, abbiamo individuato proprio una misura per le comunità energetiche, e non è un caso che quella misura è stata quella che ha ricevuto il maggior numero di richieste di finanziamento a fronte della dotazione iniziale, per cui stiamo lavorando per un'implementazione. Solo il Comune dell'Aquila ha ottenuto finanziamenti per 20 milioni di euro, per un progetto di 20 milioni di euro, di cui il 50% da cofinanziare con risorse proprie, proprio per l'attenzione che si ha nei confronti di questo tema, che non è soltanto, certo, importante cambiamento climatico, sviluppo sostenibile, transizione ecologica, eccetera, ma che segna anche la cifra dell'importanza, se non dell'autosufficienza energetica, della non dipendenza da un unico fornitore. Abbiamo vissuto lo shock della guerra in Ucraina, che con il combinato disposto del cartello sul superbonus e dell'incremento dei prezzi, per parlare di numeri, ha generato solo sull'Aquila un incremento dei costi della ricostruzione che vale 400 milioni di euro, quindi non parla, a fronte di 2 miliardi, diciamo, di contributi ancora da rilasciare sulla ricostruzione, 400 milioni di euro è l'incremento del 20% dei prezzi. Ecco perché il tema dell'energia è centrale, su questo ci stiamo concentrando, e soprattutto l'aspetto essenziale è che l'Aquila, così come tutte le città medie delle aree interne, non lavora solamente per se stesso, ma anche per quel sistema diffuso di borghi, di comuni, di piccoli comuni, spesso che gravitano per esigenze funzionali nelle città interne, nelle città medie delle aree interne. Anche su quello va invertita un po' la narrazione, la visione musealizzante di presepi che si trovano da qualche parte dove sono rimasti pochi resistenti a cercare di tenere in piedi un territorio. Non è così, anche i borghi delle aree interne sono fatti di gente in carne ed ossa, di giovani,
di famiglie e di imprese su cui vanno ripensate anche le politiche. Le ultime notizie che arrivano anche dal Consiglio dei Ministri, con una legge proprio ad hoc sulla montagna, recuperando delle vecchie misure che esistevano molti anni fa, è un segnale incoraggiante da questo punto di vista. Grazie, grazie per il suo contributo.